dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, vi prego quindi di non perdervi d'animo per le mie tribolazioni per voi. Sono gloria vostra. Per questo dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi. A Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, adorato, amato, ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Bene, amici, abbiamo appena ascoltato un altro passaggio straordinario della meravigliosa lettera di San Paolo agli Efesini, una delle, a mio avviso, più profonde da un punto di vista proprio teologico, una di quelle lettere che ci porta proprio a fissare per quanto possibile lo sguardo nella grandezza e l'immensità del nostro Dio. Io leggendo, seguendo durante la lettura il testo in greco, mi addoloro enormemente che purtroppo, ovviamente senza fare una colpa per nessuno, non sareste in grado di gustare, ecco, ci sono alcuni passaggi che sono intraducibili, ma che appunto letti in greco fanno comprendere ancora di più l'impressionante profondità di alcuni passaggi. Sono delle espressioni intraducibili, io magari forse ci troverò a dire qualcosa, però è molto difficile. Sapete che purtroppo ogni traduzione, ha detto qualche personaggio abbastanza autorevole, ogni traduzione è sempre un po' un tradimento. Tradurre spesso diventa un tradire, ma non perché uno lo fa in malafede, ma perché non è possibile. Io conosco qualche lingua antica e moderna, lo posso testimoniare, non è possibile rendere in un altro idioma alcune espressioni proprio tipiche, premie di un altro. È soltanto un, come dire, un poter gustare qualcosa in meno della bellezza e della profondità di alcuni passaggi. Allora, San Paolo dice innanzitutto una cosa molto bella, che ogni apostolo può e deve dire ai suoi figli. Dice, non perdetevi d'animo per le mie tribolazioni per voi, sono gloria vostra. Ecco, in che senso? Siate contenti se io posso soffrire un pochino per voi e anche queste sofferenze che io soffro a causa del Vangelo che vi ho annunziato saranno un po' più di gloria per voi. Questo chiaramente nella visione soprannaturale, in un'altra lettera che avremo modo di vedere più avanti, San Paolo dirà, guarda voi, nessuno, non vergognarti delle mie catene, perché le mie catene io le porto per Cristo e tu non ti devi vergognare, ma che io porti queste catene e tu sei mio discepolo, rallegratene e gloriatene. Ecco, che cosa fa un grande apostolo?
E io sinceramente un pochino lo capisco, perché piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda anzitutto. Ecco qui, questa è già un'espressione che è intraducibile, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal spirito dell'uomo interiore. Potremmo farci notte a meditare su questo versetto. Io non lo so se riesco a provo quello che c'è scritto nel testo originale, perché vi dia letteralmente secondo la ricchezza della gloria nella sua potenza di essere potenziati nel suo spirito nei confronti dell'uomo rivolto verso l'interno. C'è questa doppia enfasi, no, sulla potenza, che c'è il termine di una messa e il verbo, no, che sta qui all'auristo passivo, che è kratagio, che letteralmente significa essere forte, quindi essere potentemente rafforzati, traduce il testo italiano, no? Dice: prego le ginocchia perché, secondo la ricchezza della sua gloria, perché ci abbiate una vita interiore, quello sta dicendo, spettacolare, d'accordo? E che abbiate un rapporto intimo, profondo, unico con Gesù dentro il vostro cuore. Perché l'interiorità, che purtroppo io spero non voi presenti, ma nella, diciamo così, cristianità media è molto scarsa e si vede da alcuni comportamenti, no? Si può, come dire, intuire da alcuni comportamenti esteriori, no? Io tante volte, come una persona si comporta in chiesa, se per esempio chiacchiera, fa subito capire se è un uomo interiore oppure no. Come una persona si comporta dopo la comunione, durante la celebrazione, si capisce subito, cioè se ce l'hai certe cose dentro il cuore ti comporti in un certo modo. Se non ti comporti in un certo modo, vuol dire che quelle cose nel cuore non ce l'hai, perché se ce l'avessi non ti comporteresti così. Non c'è neanche bisogno che il parroco ti esorti, ti riprenda o te lo dica. Solo che questa grande vita interiore, che richiede evidentemente la collaborazione dei battezzati, non è una cosa che viene automatico, deve essere anzitutto impetrata. Un grande apostolo, un grande padre spirituale, quello che non crea dipendenti, ma crea persone che sono capaci di entrare in un dialogo personale e fecondo con il proprio Signore. E per cui, grazie a questo, tante cose gradualmente ci arrivano da sole, perché il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. E anche qui le espressioni bellissime, no? Radicati e fondati nella carità, cioè il verbo è proprio, c'ha dentro di sé il termine che in greco significa proprio la radice. Attenzione a qui, la carità vuol dire, cioè, il Cristo abita per la fede nei nostri cuori, ma perché? Perché evidentemente è la prima, ma perché nel nostro cuore si possa mettere radici come una quercia, o di radici profonde, l'amore verso di Lui, l'amore conosciuto, l'amore accolto e l'amore ricambiato, perché questa è tutta quanta la vita interiore. La vita interiore è fondamentalmente una vita di amore ricevuto da Gesù e amore ricambiato. E nella misura in cui questo avviene, vedete, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità di cosa? Dell'amore di Cristo, perché poi continua a conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. L'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, che ci mette addirittura quattro dimensioni, no? La lunghezza, l'altezza e la profondità sono le tre dimensioni, ma c'è anche l'ampiezza, ci mette la quarta. Perché il mistero dell'amore di Cristo è talmente grande che è la via dell'interiorità, è l'unico luogo dove possiamo conoscerlo. Noi stiamo qui dinanzi all'Eucaristia, no?
Io inorridisco quando vedo, e lo vedo, e non soltanto Gesù esposto, cioè io vedo gente, e l'ho vista in diversi posti, che davanti a Gesù esposto gli gira le spalle, quindi che magari andrà a fare un pochino d'adorazione e poi esce girando le spalle e camminando spalle a Gesù esposto. E ripeto, torniamo al discorso di prima, chi fa questo vuol dire che non si rende conto di quello che sta facendo, perché se si rendesse conto non farebbe mai. Dinanzi al tabernacolo, sì, se stiamo dinanzi al tabernacolo facciamo la genuflessione, poi possiamo andarcene, ma dinanzi a Gesù esposto non si può dargli le spalle, non si può, per nessun motivo. Non è che chi non lo fa è chi lo sa quale grande santo, no, è semplicemente una persona che ha un minimo interiorizzato questa cosa. Che cosa ho detto? Interiorizzato, perché se uno guarda semplicemente all'esterno vede una cosa bianca, sì, magari trattata con un po' di solennità, sta dentro uno stensorio, sta vicino a due candele accese, o 4, 6, 8, 10, più se ne stanno meglio è. Però quella è fondamentalmente una cosa, cioè per avere nei confronti di Gesù Eucaristia una devozione c'è bisogno di una interiorizzazione di che cosa l'Eucaristia è. Ecco perché San Paolo dice: vi conceda di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore. E tutto questo per conoscere l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e conoscere l'amore di Cristo, anche qui, che sorpassa ogni conoscenza. Perché siate ricolmi anche qui di tutta la pienezza di Dio, anche qui in greco c'è un'espressione intraducibile, perché siate ricolmi, o meglio perché siate riempiti, proprio riempiti fino all'orlo, cioè proprio l'eroe. Questo significa che, guardate, quanto può la nostra anima, come dire, comprendere ed essere piena del Signore? Il massimo. Cioè, sapete che la Madonna era piena di grazia, ma lei lo era in una misura inconcepibile, no? Ma ciascuno dei nostri cuori ha una misura. Quanto è pieno di grazia il nostro cuore? Qui San Paolo dice, guarda, plerotete espantopleuma toteu, cioè perché siate riempiti di tutto ciò che si può riempire con Dio. D'accordo? È come se noi fossimo un vaso dalla capienza di 10 litri. Allora San Paolo dice tutti e 10 litri, cioè non ci deve entrare neanche una goccia di più, cioè, se Dio volesse darti qualcosa di più non te lo può dare, non perché non ce l'ha, ma perché la tua misura è come. E anche qui nel nostro silenzio davanti a Gesù Eucaristia, come sta la nostra statistica, il nostro serbatoio, no? Facciamo finta che c'è un serbatoio come il benzina, come il serbatoio delle nostre macchine, come sta? Sta pieno? A tre quarti? A metà? A un quarto? Fa riserva? Guardate che l'immagine veramente è proprio questa. E poi conclude San Paolo: colui che ha in tutto potere di fare anche qui molto più di quanto possiamo chiedere o pensare, e anche qui c'è di nuovo un'espressione, secondo la potenza operante con potenza in noi, letteralmente dunamin ten energumenem enemin. Ecco, quindi noi abbiamo già, in quanto battezzati, la stessa potenza operante con potenza di Dio in atto in noi. Ma attenzione, quello che noi possiamo pensare o immaginare o anche chiedere a Dio è niente in confronto a Lui che quello può e vuole fare in noi e per noi soltanto se glielo concediamo. Questo è quello che San Paolo dice, e qui conclude a Lui la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Ecco, mettiamoci adesso davanti al Signore a chiederci un po'
di cose nel silenzio del nostro cuore, alla luce di quello che abbiamo ascoltato e meditato. Siamo dato, adorato e ringraziato il momento. Santissimo e divinissimo Sacramento.